Ciao a tutti, benvenuti. In questo video rispondo a una domanda di Alessandro che saluto. Ciao Alessandro, mi chiede se posso spiegare un pochino meglio e dare delle informazioni maggiori e qualche esempio di vocalizzo anche riguardo al cantare a fior di labbra, sulle labbra, sulla pronuncia. Innanzitutto, come vi ho detto nel video precedente, potete pensare a questa M prodotta a fior di labbra, sulle labbra qui. Ok, collocare questa M con le labbra morbide, quindi non tirate e neppure a bocca di pesce. No, questi sono due degli errori che creano appunto una voce non correttamente impostata. Ma lasciate le labbra morbide, molto dolci, come se deste un dolcissimo bacio, con le labbra leggermente sporte, quindi molto morbide. Le appoggiate, pensatele molto morbide e pronunciate una M sentendola e pensandola proprio qui a fior di labbra. Se voi tenete questo suono e vi mettete in ascolto, percepite un solletichio qui alle labbra, come se ci fosse un massaggio alle labbra e una sorta di concentrazione della voce al palato anteriore, quello davanti, il palato duro, la parete anteriore del palato, per intenderci. Successivamente potete tenere questa M a fior di labbra, morbida, piacevole, semplice, e fare dei vocalizzi con muti sulle terze e sulle quinte, ad esempio. Le terze oppure le quinte. Queste sono le quinte, poi potete utilizzare la sillaba mi pensando alla M, alla I sempre a fior di labbra qui, rilassando le vostre labbra, tenetelo come punto di riferimento, le labbra molto morbide, come se deste un dolcissimo bacio, cercate di sentire la sensazione, ma la sentirete automaticamente qui, in questa zona, ok? E fate le terze e le quinte. Pensate il vostro suono sempre fuori. Aggiungiamo un altro elemento. Pensate il vostro suono a fior di labbra, dove c'è il bacio degli angeli, come diceva Magda Oliviero. Pensate anche a un fiato, al giro di fiato continuo. La vostra voce non esce piatta, ma di ariosità, quindi pensate a un giro continuo, come un mulinello oppure una ruota che gira continuamente su se stessa. Il suono non è creato dentro, dietro o in basso, ma è fuori. Su questo fiato che gira alla stessa velocità, non impedite a questo fiato di bloccarsi perché dovete produrre i suoni, le vocali o le note, ma è sempre su questo giro. Ok, su questo giro si canta fuori la voce. E un altro esercizio che potete fare molto bello è quello di utilizzare la sillaba mi o. Mi raccomando, una O avanti, su questo giro, dentro questa I che gira, pensatela. Mi sulle labbra, O avanti. Fate questo giro e tenete nella O il palato più alto, non O ma O. Pensate, scusatemi, pensate di tenere un focus qui, come se la O si concentrasse in questa zona. Fuori la voce, mi raccomando, concentrata qui, a fior di labbra, davanti. Un esercizio che potete fare molto bello è quello anche di agilità. Per esempio, mi
esercizio. Mio, se non riuscite con il fiato all'inizio, fatelo in due tempi diversi, ma va fatto sullo stesso fiato. Sentite come io punto la voce in avanti, la concentro in questo punto e lascio che la voce giri sempre in avanti. Va bene, ho cercato di essere più breve possibile, come mi avete chiesto. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!